Dan, oggi parliamo del completamento della proposta di legge sul servizio idrico e dei rifiuti. È una bellissima domanda e sorrido perché nel 1999, quando insediai la mia presidenza a Pordenone, come presidente della provincia di Pordenone, il primo atto mio fu di leggermi la legge Galli e attuare una promozione nel territorio pordenonese per arrivare ad un ATO, un'autorità di gestione unica. E questa mia proposta, che era arrivata quasi in filo, in ras finale, fu poi affossata non al municipio di Pordenone, ma al caffè municipio di Pordenone, da un'alleanza bipartisan di una parte della Lega Nord e di centro-sinistra. E io dissi, parliamo del 1999 o massimo 2000, non porterò più questa iniziativa nell'ambito del Consiglio provinciale, quella volta ero presidente della provincia di Pordenone, ma vedrete, non vorrei morire il giorno in cui questo tema sarà ripreso magari in Consiglio regionale per stringere, mi passi il termine, i coglioni a tutti quei personaggi, oggi direi squallidi, che hanno lavorato nel territorio per dividere questa iniziativa sull'acqua, che è un bene comune, e soprattutto per gestirla, portando un servizio il più vicino al cittadino. Bene, oggi, a distanza di 15 anni, 16 anni, spero di restare ancora in vita e quindi non di morire, perché oggi il Consiglio discute di questo. E il tema fondamentale è, in una regione di 1.200.000 abitanti, parlare di gestioni, ma soprattutto di governo spezzettato nel territorio per province o per subampiti di rifiuti e di acqua è una follia. Io credo che ci debba essere un'autorità unica di gestione regionale, a regia regionale. Nei rifiuti penso che una volta attuata quella che è la raccolta anche differenziata, ma quello che resta dalla differenziazione debba essere bruciato, e questa legge finalmente riconosce che i termovalorizzatori non sono quelle strutture ideate dai sindaci, in particolar modo a Trieste, per far morire la gente, perché i termovalorizzatori sono al centro delle più importanti capitali, non solo italiane ma anche europee. E poi, per quanto riguarda l'acqua, io credo che vada riconosciuto come bene unico, e anche qui la gestione debba essere, la gestione intendo dire l'autorità d'ambito, su scala regionale. E una delle mie domande precise all'assessore sarà: che fine farà quel subambito, quel diciamo così, struttura fatta in casa, che vede la collaborazione interprovinciale tra una parte del Pordenone, il San Vitese, e il Veneto, dove noi produciamo l'acqua nel San Vitese, la diamo gratuitamente al Veneto e il Veneto non ci riconosce quell'autorità che noi dovremmo avere, ma soprattutto quegli investimenti per creare le reti, gli acquedotti corti e lunghi, che loro hanno realizzato utilizzando l'acqua nostra e i soldi statali. Agnola, parliamo della discussione di oggi in Consiglio regionale sulla mozione sulla produzione del latte. Si tratta di una mozione opportunamente presentata dal collega Violino, in virtù anche della sua già esperienza di assessore regionale, che rappresenta un elemento di grande preoccupazione, perché noi abbiamo il settore lattiero caseario che dipende da un prezzo che viene corrisposto agli allevatori sul latte, che dopo un periodo che ha avuto anche una certa ripresa adesso sta di nuovo precipitando. Si tratta di dinamiche di livello internazionale, ma che colpiscono i nostri allevatori in particolare, che hanno aziende ancora retaggio di un passato costituito da piccole aziende o micro aziende, che noi riteniamo che devono essere tutelate, perché la piccola e la micro azienda è quella che consente ancora di tenere il territorio in ordine e di garantire un prodotto di qualità legato alle nostre produzioni di qualità. Purtroppo ancora una volta noi nel settore agricolo patiamo, come Italia e anche come regione, il fatto che le politiche dei prezzi
impediscono di fatto di mantenere delle nicchie di qualità che sono i presupposti, e per nicchie anche le produzioni significative a livello regionale in realtà sono piccole per il livello nazionale e internazionale, e quindi il Consiglio giustamente si interroga, e vedremo nella discussione di questa mozione quello che si può fare per sostenere il nostro settore, che vuol dire sostenimento dell'ambiente e anche dei territori più deboli di questa regione. Pustetto, come si pone SEL dinanzi alla proposta di legge sul sostegno alla natalità? Il problema della natalità è un problema italiano molto grosso, che non si risolve con uno spot o col sostegno alla natalità così come viene proposto, perché le coppie facciano dei bambini devono avere un lavoro stabile, un reddito e servizi di vario genere, che sono dagli asili nido alle scuole. Allora aumenterà la natalità. Soldi così sono soldi buttati. Non servono allo scopo. Bisogna sempre chiederci se un investimento fatto dalla politica risolve il problema per cui questo investimento è fatto. Qui a spanne abbiamo fatto un conto che servono 40 milioni di euro che secondo me possono essere spesi molto meglio. Voterò contro. Lauri, come si pone SEL nella proposta di legge sul servizio idrico e rifiuti? Noi siamo nettamente a favore di una gestione di una proprietà pubblica dell'acqua, che è un bene comune necessario alla vita delle persone, e in questo senso siamo impegnati a livello nazionale per cambiare una normativa che attualmente è sbagliata in quanto mette sullo stesso piano il pubblico e il privato. Siamo impegnati quindi per fare quelle modifiche, ma nello stesso tempo pensiamo che a legislazione nazionale vigente in Friuli Venezia Giulia bisogna fare rapidamente una legge che rende i comuni più forti nel governo appunto pubblico dell'acqua e nella realizzazione di tutti quegli investimenti che sono assolutamente indispensabili. Noi non depuriamo la metà dell'acqua che utilizziamo, questo vale sia per gli utilizzi civili che per quelli industriali, e la rete acquedottistica del Friuli Venezia Giulia è una rete che fa acqua da tutte le parti, perdiamo un sacco di acqua buona. Questo comporta diciamo una diminuzione dell'acqua presente nelle falde idriche e falde idriche più inquinate, quindi un'ipoteca negativa che lasciamo alle generazioni future. Per questo motivo pensiamo che una legge che mette in maniera molto salda e forte in capo ai comuni la gestione della risorsa idrica debba essere fatta subito, così come contemporaneamente pensiamo che dal Friuli Venezia Giulia debba venire un segnale fortissimo nei confronti dello Stato perché preveda un obbligo di gestione di proprietà pubblica in tutto il Paese. E pensiamo infine che anche in Friuli Venezia Giulia sia necessario guadagnare nel nuovo statuto di autonomia quelle prerogative che già hanno la Val d'Aosta e la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, che consentono una potestà primaria sulla legislazione in materia dell'acqua. Tutto questo lo faremo, però intanto è necessario, è importante e urgente approvare la legge regionale che stiamo discutendo oggi.